A Cireale, a fine mandato amministrativo, diffusi i dati della raccolta differenziata, superata la soglia del 50%, toccata in un solo anno. Partecipato corteo stamane degli studenti di Giarre, riposto in difesa dell'ospedale, il corteo ha unito i due comuni ionici. Calcio, domani la Cireale ospita la Palmese, servono assolutamente i 3 punti per tenersi a distanza dai play-out. Bentrovati dalla redazione di Reporter, questi titoli in primo piano. Tra gli altri argomenti parleremo anche del cimitero comunale di Acireale, che lunedì prossimo, in occasione della festa del papà, non osserverà il suo giorno di chiusura, accolte le richieste di quanti ne sollecitano l'apertura. Parleremo anche del caso tromba d'aria ad Acireale, perché torna alla ribalta. La Presidenza del Consiglio addebita alla Regione Siciliana la responsabilità per il mancato riconoscimento dello stato di calamità. Ed infine spazio anche all'inaugurazione ieri sera di un nuovo centro aggregazionale a Santa Maria La Stella, all'interno dei locali dell'ex scuola elementare di Via Montale. Sarà uno spazio autogestito da chi vorrà usufruirne. Ma come sentito già dai titoli, partiamo da Acireale e dai dati diffusi sulla raccolta differenziata. Siamo a fine mandato amministrativo, in un solo anno superata la soglia del 50%. Vediamo. Politica ambientale ad Acireale. L'assessore Francesco Fichera ha tracciato il bilancio di fine mandato, visto che ormai da un giorno all'altro è atteso in città l'arrivo del commissario. Si tratta di risultati, ha sostenuto Fichera, che raccogliamo con grande soddisfazione, per i quali il ringraziamento va innanzitutto ai cittadini per la grande sensibilità avuta e poi a tutti i dipendenti comunali e agli operatori della Tecra per il lavoro e l'impegno messo fino ad oggi. Fichera, in questa sorta di saluto alla città, guarda con ottimismo al futuro e al percorso ancora da sviluppare, visto che in ciò può contare su solide basi. La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 2% del gennaio 2017 ad oltre il 50% di gennaio 2018, un risultato, questo di gennaio 2018, che poteva essere ancora più ampio, anche sopra il 65%, se si fosse potuto conferire l'umido per l'intero mese presso l'impianto di compostaggio e non solamente per 15 giorni. Per quanto riguarda l'andamento dei diversi materiali, è da segnalare la costante diminuzione della frazione secca, residuale, non riciclabile, ciò che perciò va in discarica, e il costante aumento di tutte le altre frazioni, su tutte l'organico, carta e cartone, plastica e vetro. Nell'insieme, ha concluso Fichera, differenziare conviene all'ambiente e ai cittadini, in questo caso attraverso la riduzione dei costi e al conseguente aumento dei ricavi. Nel complesso, risultati raccolti con soddisfazione per quella che è stata una svolta epocale. Parliamo adesso di cronaca. Imponevano il pizzo a 3 farmacie di Mascalucia. 7 persone ritenute affiliate al clan Santa Paola Ercolano sono state arrestate dai carabinieri di Gravina di Catania con l'accusa di estorsione. Il provvedimento restrittivo è stato emesso nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania. Grazie a un continuo monitoraggio, i militari sono riusciti a liberare gli imprenditori dalla morsa del pizzo. Le vittime, titolari di 3 farmacie di Mascalucia, da oltre 10 anni erano obbligate a pagare, con la minaccia di gravi ritorsioni, una somma annuale di 1000 euro per ciascuna farmacia. Gli arrestati sono i catanesi Fabio Cantone, di 31 anni, Rosario Cantone, di 62 anni, Alfio Carciotto, di 57, Antonio Carciotto, di 27, ed ancora Salvatore Puglisi, di 39 anni, Salvatore Tiralongo, di 43, arrestati. È stato infine anche Giuseppe Puglisi, di 32 anni, di Mascalucia, e Salvatore Mazzaglia, di 61 anni, di Nicolosi. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Giarre. Quando si parla di diritti, non esitare, scendi in piazza a protestare. È stato questo lo slogan che ha accompagnato stamane la protesta degli studenti di Giarre e Riposto, che in corteo hanno detto no alla smobilitazione dell'ospedale di Giarre. Sentiamo. Gli studenti delle scuole del territorio hanno risposto in massa per gridare con forza il loro no alla smobilitazione dell'ospedale di Giarre, chiedendo la riattivazione del pronto soccorso in seguito alla rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero di via Forlanini.
La manifestazione, in un primo momento fissata per il 23 febbraio scorso e poi rinviata a causa delle cattive condizioni meteo, ha unito i comuni di Giarre e Riposto. Partendo da Piazza San Pietro, il corteo ha attraversato il Corso Italia per giungere in Piazza Duomo a Giarre. Al fianco degli studenti, oltre ai sindaci del territorio, anche rappresentanti delle associazioni del Tribunale per i diritti del malato, AVULS, medici e operatori sanitari. Il corteo, svoltosi in un clima sereno, ha provocato la paralisi del traffico veicolare, soprattutto nella zona di Piazza Carmine in via Callipoli. Tuttavia non ci sono state particolari tensioni. Gli studenti hanno rivendicato il diritto alla salute, sollecitando i cittadini, pochi invero quelli che si sono uniti al corteo, ad opporsi con forza contro la progressiva trasformazione dell'ospedale in un presidio ambulatoriale, sottraendo ad un distretto sanitario di oltre 100.000 abitanti un punto di riferimento per le emergenze urgenze, come l'ospedale di Giarre. Torniamo adesso a parlare di Acireale, dove i partiti si organizzano aspettando l'arrivo del commissario, che secondo i ben informati sarà un magistrato, colui chiamato a traghettare Acireale al voto per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Fratelli d'Italia, annuncia l'avvocato Dario Fina, ha attivato dei tavoli di discussione provinciale e comunale, confrontandosi con iscritti, militanti e simpatizzanti sulle iniziative da intraprendere nell'eventualità del ritorno alle urne per il prossimo mese di giugno. E così, prosegue ancora Fina, si è giunti ad individuare alcuni importanti punti programmatici per il rilancio della città, sia sotto il profilo dell'immagine sia sotto il profilo dell'azione amministrativa. Fratelli d'Italia quindi si prepara ad essere presente alle prossime elezioni amministrative con una propria lista, e qualora nei prossimi giorni dovesse arrivare conferma del voto nel prossimo mese di giugno, conclude Fina, proporrà agli alleati di centrodestra una figura credibile e autorevole come candidato sindaco e il proprio programma per la città. Lunedì prossimo intanto si festeggia San Giuseppe e la festa del papà. Il cimitero comunale di Acireale rimarrà regolarmente aperto alla fruizione dell'utenza. Una specifica sollecitazione in tal senso era giunta appena qualche giorno fa dal consigliere comunale Luciano Scalia, che nel corso dei lavori consigliari aveva rappresentato all'amministrazione, rappresentata in aula dal vice sindaco Nando Ardita, un'istanza rivoltagli da tanti acesi, rammaricati per non poter far visita ai loro defunti in una giornata particolarmente importante. Dunque lunedì cimitero comunale di Acireale che sarà aperto. Adesso ci fermiamo, prima pausa dedicata alla pubblicità, tra poco per la seconda parte di Reporter. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Noleggia con Brio. Felici di scegliere l'auto, la moto, il furgone. Senza carta di credito, nessuna cauzione, chilometraggio illimitato. Auto noleggio Brio. Massima garanzia sui mezzi sempre controllati e ricondizionati. Auto, moto, furgoni, pulmini 9 posti. Via Salvatore Vigo 173 a Cireale. Per info 095 286 56 39. Noleggio auto giornaliero da 35 euro. Red Fish, dal mare alla tavola, conservando gli odori e i sapori della freschezza di giornata. Red Fish, ogni giorno al banco ciò che il mare ci offre come nelle antiche pescherie. Il piacere di scegliere tra il fresco, la certezza di trovare tra i surgelati ciò che cerchi. Red Fish, locali rinnovati, qualità del prodotto confermata. Red Fish, ad Acireale in via Nazionale per Catania 149. Ogni giorno, grandi offerte su tanti prodotti.
All'Autoscuola Santa Lucia ti guidano chilometro dopo chilometro sulla strada della sicurezza al volante. Ti mettono in moto con semplici lezioni pratiche o teoriche computerizzate. Se vuoi prendere la patente alle Autoscuole Santa Lucia e Il Gabbiano, è a tua disposizione un simulatore professionale con il quale imparare a guidare è semplice. Autoscuola Santa Lucia, via Vittorio Emanuele 199 a Cicatena. Autoscuola Il Gabbiano, via Paolo Vasta 227 a Cireale. Conseguimento, rinnovo, revisione, recupero punti della carta di qualificazione del conducente. Autoscuola Santa Lucia, la guida alla guida. Torniamo in diretta per la seconda parte di Reporter. A più di 3 anni di distanza da quel 5 novembre del 2014 si continua a discutere di tromba d'aria a Cireale. Agostino Pennisi vuole sapere di chi siano le responsabilità per il mancato riconoscimento dello stato di calamità, mentre dalla presidenza del Consiglio ogni colpa sembra ricadere sulla regione siciliana. Sentiamo. Sono trascorsi 3 anni e mezzo dalla tromba d'aria che il 5 novembre del 2014 mise in ginocchio a Cireale. Si dice che il tempo sani ogni ferita, brocardo che proprio non si addice a questa situazione che lascia ancora l'amaro in bocca. Davanti alla visione di case ancora inagibili e di famiglie costrette a chiedere ancora ospitalità a parenti ed amici, sono stati riservati ai privati solo 667.000 euro, pari al 40% del 1.632.000 euro, totale complessivo delle somme richieste e approvate dalla commissione che ha valutato le istanze. Si è trattato di una somma così bassa perché non è avvenuto il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Un indennizzo che proprio non ha soddisfatto il Comitato Civico 5 Novembre, fondato da Agostino Pennisi, è nato proprio per sostenere i tanti privati che hanno subito ingenti danni ed aiutarli a far sentire la loro voce anche davanti agli organi regionali e nazionali. Un'azione lunga e determinata che ormai si è però conclusa con un quasi nulla di fatto. Ma l'azione personale di Agostino Pennisi prosegue. Lui non si ferma, non si rassegna infatti. Vuole capire di chi siano le reali responsabilità per la mancata dichiarazione dello stato d'emergenza, che sarebbe dovuto essere deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, dopo aver acquisito l'intesa con la Regione. Da qui le richieste di riapertura della pratica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. L'intricata vicenda della mancata dichiarazione dello stato di calamità naturale, ha affermato Agostino Pennisi, si colora di giallo. Il Dipartimento Nazionale, senza mezzi termini, ha ribaltato ogni responsabilità sul Dipartimento Regionale e sulla Presidenza della Regione Siciliana. È chiaro, a Roma, ha dichiarato ancora Pennisi, ritengono proprio che sia stato il Dipartimento Regionale a non aver mostrato che ci fossero i presupposti per la dichiarazione dello stato di calamità. Dalla risposta del Presidente del Consiglio si legge infatti che sono stati effettuati sopralluoghi congiuntamente ai tecnici del Dipartimento Regionale, volti alla verifica dei presupposti per la dichiarazione dello stato d'emergenza nelle località indicate dai referenti regionali. E si legge ancora nella risposta, sulla scorta degli elementi tecnici acquisiti e della documentazione disponibile, non c'erano i presupposti per la dichiarazione dello stato d'emergenza. A tal proposito, si conclude la nota, la Regione Siciliana non ha formulato però alcuna richiesta inerente alla riconsiderazione del parere negativo. È evidente dunque che il Presidente del Consiglio, seppur con garbo, abbia rimproverato alla Protezione Civile Regionale e al Governatore Siciliano un comportamento inefficace ed omissivo. Ho ritenuto immediatamente doveroso, ha dichiarato ancora Pennisi, informare le autorità chiamate in causa dal governo e ho inviato al presidente Musumeci e al direttore della protezione civile Foti, nonché agli assessori Armao e Turano, la nota della presidenza del Consiglio, ma non ho ricevuto nessuna risposta, ha concluso. Tutto tace. Nel frattempo, in questo addossarsi vicendevolmente le responsabilità, ci hanno rubato la speranza. Il comune di Acireale ha intanto respinto l'istanza transattiva avanzata dal comune di Aci Sant'Antonio per sanare la posizione debitoria decretata dal dissesto finanziario. Sono oltre 100.000 euro la somma che l'ente del Casalotto deve versare. Sentiamo. Chiesta dal comune di Aci Sant'Antonio una sforbiciata alle somme che l'ente del Casalotto risulta avere come debito nei confronti del comune di Acireale, con quest'ultimo però che ha risposto picche. La proposta transattiva deriva da un'istanza di partecipazione alla massa passiva del comune di Acireale,
connessa al regime di dissesto finanziario sancito per il comune di Aci Sant'Antonio 5 anni fa. Il credito vantato dal comune di Aci Reale è stato quindi ammesso al passivo per un importo di 111.215 euro, ciò in riferimento alle normative vigenti. La commissione straordinaria di liquidazione del comune Sant'Antonese ha perciò inviato all'ente ACES una proposta transattiva pari al 50% del credito rilevato, per un importo perciò di 55.607 euro, a saldo di ogni avere e a tacitazione di ogni diritto e pretesa. La richiesta è stata però respinta dal Comune di Aci Reale, in quanto il tutto finirebbe con il causare contabilmente un mancato introito, con conseguente disavanzo di pari importo, oltre ad una tangibile perdita dal punto di vista economico. Sono 8 le voci di debito che hanno portato in tal modo alla sua quantificazione. Si va perciò dal rimborso somma anticipata per l'affitto dei locali Scica relativamente al 2006 per un ammontare di quasi 5.000 euro, al cofinanziamento legge 328 per gli anni 2008 e 2009 per 7.441 euro e ancora per gli anni 2011 e 2012, in questo caso pari a 104.106 euro. Altri 2.000 euro poi fanno riferimento alle spese per il funzionamento della commissione elettorale circondariale 2011-2012 e 3.000 euro riguarda invece all'attività dei comuni della coalizione Aci Ionica per il 2010. Cambiamo argomento. Avviate all'ASP di Catania le procedure di stabilizzazione per 158 precari e di mobilità per la copertura di 193 posti. Con le stabilizzazioni e la mobilità del personale, afferma il dottor Giuseppe Giammanco, direttore generale dell'ASP di Catania, abbiamo dato il via al primo step delle procedure di reclutamento del personale, secondo quanto stabilito dal decreto Madia e in linea con le indicazioni dell'assessorato regionale alla salute, che con una direttiva ha dato un deciso impulso alle procedure. Concluso questo primo momento, il secondo step sarà quello dei concorsi pubblici. Gli avvisi per le stabilizzazioni sono finalizzati alla copertura di 72 posti dirigente medico, 6 posti di dirigente sanitario farmacista e 62 posti di personale di comparto e ancora 4 posti di dirigente medico di varie discipline, psicologi, collaboratori professionali sanitari, un assistente sociale, 3 dirigenti ingegneri. Cambiamo ancora argomento. Inaugurato ieri sera a Santa Maria La Stella un centro aggregazionale. Giovani e anziani hanno finalmente un spazio tutto per loro all'interno dei locali dell'ex scuola elementare di via Montale. Sentiamo. Da ieri sera a Santa Maria La Stella un centro aggregazionale. I locali dell'ex scuola elementare di via Eugenio Montale sono ufficialmente a disposizione di coloro che vogliono riunirsi. Sono 4 le aule, con tanto di spazi all'esterno. Ci sono tutti i comfort, dai servizi di prima necessità, quali l'acqua e la luce, all'aria condizionata. Ieri sera, al momento dell'inaugurazione, è stato il parroco di Santa Maria La Stella, Don Salvatore Coco, a benedire i locali. Accanto a lui il primo cittadino Santo Caruso, che ha auspicato nel suo discorso di apertura che questi locali possano ospitare incontri proficui e che possano essere uno strumento per unire sempre più la comunità. Le varie associazioni del luogo o i vari gruppi potranno richiedere di volta in volta la fruizione dei locali, riceveranno in custodia le chiavi e saranno responsabili degli immobili per tutto il tempo di svolgimento delle loro attività. I nostri cittadini hanno finalmente un luogo in cui riunirsi, ha spiegato il sindaco. È una richiesta che in tanti avevano avanzato già da decine di anni. Finalmente, dopo l'apertura della nuova scuola media, sono rimasti degli immobili comunali vuoti che abbiamo potuto destinare a centro aggregazionale. Qui le varie fasce d'età possono incontrarsi e chissà, ha concluso il sindaco, potranno valutare insieme delle proposte utili alle crescite del nostro paese. Di certo si tratta di una soluzione solo temporanea. In questa struttura di via Montale, infatti, tra qualche anno nascerà un microsilo. Il comune ha già ricevuto un finanziamento di 500.000 euro. Nell'arco di 18 mesi verrà indetta una gara d'appalto e poi si cominceranno i lavori. Passerà certo qualche anno, ha specificato ancora il sindaco, ma eventualmente destineremo a centro aggregazionale i locali dell'ex scuola di Villaggio Costanzo. Adesso che Santa Maria La Stella ha finalmente ottenuto questo spazio per i cittadini, di certo non potrà perderlo. A mostrare ieri sera grande interesse per questo centro sono stati gli anziani, che numerosi hanno partecipato al momento inaugurale e che si sono fermati lì a cenare insieme.
probabilmente coinvolti dall'amministrazione già da tempo, hanno creato già una stanza su misura per loro, con tanto di divanetti, sedie e tavoli. Loro stessi in gruppo hanno tinteggiato le pareti e hanno realizzato uno spazio abbastanza accogliente. Adesso sarà il momento dei giovani, che con loro attività culturali, sociali, artistiche, ludiche e ricreative sono il cuore pulsante di una realtà territoriale che sta crescendo. Sono diversi gli appuntamenti per il fine settimana, promosso dall'associazione Alba Nuova. Domani, domenica 18 marzo, nelle piazze di Aci Catena, Aci Buonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Zafferana e Aci Reale sarà possibile acquistare un uovo di Pasqua per aiutare la ricerca scientifica sul neuroblastoma con un'offerta minima di 10 euro dalle 10 alle 13. L'associazione Giovani e Tradizione invece organizza esercizi spirituali per la Quaresima oggi e domani dalle 19 alle 21 nella chiesa di Sant'Antonino di Padova ad Aci Reale, esercizi spirituali che saranno predicati da padre Vincenzo Nuara dal titolo «Noi abbiamo un grande sommo sacerdote, Gesù, figlio di Dio». Domani, promosso dal Serra Club di Aci Reale e dalla Fidapa di Aci Reale, si terrà un concerto del Quinquies Domina Ensemble, che avrà come scenario l'artistico presepe settecentesco all'interno della chiesetta Madonna della Neve sulla provinciale che da Aci Reale scende per Santa Maria la Scala, una location unica nel suo genere finalizzato alla valorizzazione e al recupero di questo capolavoro dei maestri artigiani della cera. Si preannuncia una domenica all'insegna della tradizione, poi a guardia con la festa popolare di San Giuseppe organizzata dall'Associazione Culturale e Sportiva Notti Magiche insieme all'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Guardia Mangano. Alle 12 la tradizionale distribuzione di pasta e ceci che ha origini antiche ed è diventato ormai un momento di aggregazione per la comunità, la quale si ritroverà quest'anno nella villa comunale di Guardia. La tradizionale distribuzione di pasta e ceci in antichità veniva preparata per i poveri e ha dunque un valore simbolico e sull'esempio di San Giuseppe la comunità prende consapevolezza del vero significato della festa. E ancora altri appuntamenti, domani sera concerto di organo alle 19 presso la chiesa parrocchiale San Giovanni Nepomuceno a Stazzo, concerto che sarà tenuto dal maestro acese Angelo Maria Trovato con l'intervento della corale polifonica Don Antonino Maugeri. E infine l'associazione culturale Quelli del Settimo comunica che stasera alle 17.30 e alle 21 presso il Teatro Turiferro di Aci Reale andrà in scena lo spettacolo dal titolo Siamo tutti precari, scritto e diretto da Antonello Capodici, portato in scena dalla compagnia Il Triangolo No di Caltanissetta. Adesso è tempo di fermarsi ancora una volta nella terza ed ultima parte di Reporter Lo Sport. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Da OVS Kids è sbocciata la primavera! Tutti i colori della stagione, le più esclusive novità, aspettano bambini e ragazzi per vestirli in ogni momento della giornata. OVS Kids, Aci Catena, dal corredo 00 ai 14 anni. Tutto quello che cerchi con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima per chi ama i colori, la libertà di gioco, la praticità. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 14-16. OVS Kids, mi piace! È arrivata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E nostrana, da Reidar. Sulla riviera ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero.
Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 55%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzione in fissi. Ad Aci Reale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. È dedicata interamente allo sport la terza parte di Reporter. Partiamo con il calcio e con l'Acireale, che stamattina è stato ricevuto dal vescovo di Acireale, Monsignor Raspanti. Domani invece sul campo deve conquistare i tre punti per tenersi a distanza di sicurezza dai play-out. Sentiamo. Con la Palmese come una finale, la prima di 8 partite decisive per la salvezza dell'Acireale, da non complicare ulteriormente dopo una stagione partita e proseguita per metà anno abbondante con altri presupposti. Dopo la sosta, domani i Granata tornano in campo al Tupparello per ospitare alle 15 i calabresi della Palmese, l'avversario classifica alla mano ad oggi dal quale tenersi a debita distanza per non lasciarsi risucchiare nella bagarre playout che coinvolge 7 squadre. Quella Palmese distante 9 punti e ultima squadra che ad oggi disputerebbe i play-out, complici quei 6 punti di penalizzazione che sconta il club calabro e che avrebbero addolcito e parecchio la classifica dei neroverdi. La squadra allenata da Alessandro Pellicori è reduce da 3 pareggi consecutivi e non vince dal 4 febbraio scorso. Fuori casa però ha un ruolino di marcia deficitario, solo 10 i punti conquistati sui 27 totali. Squadra dal gol facile, attenzione a bomber Gagliardi, autore di 11 reti, ma squadra che subisce anche tanto, soprattutto lontano dall'Opresti di Palmi. L'Acireale invece dal canto suo viene da 3 KO di fila che hanno fatto scattare l'allarme, soprattutto dopo l'ultima sconfitta con l'Ebolitana che ha messo a nudo tutte le difficoltà dei Granata in una stagione complicatissima dal punto di vista societario. Stamattina intanto, in vista della Santa Pasqua, dirigenti, tecnici e calciatori sono stati ricevuti dal vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. Importantissimo lo sport, significa fare appassionare i giovani al raggiungimento di una meta. Se il giovane davanti non ha nulla, si annoia e prende vizi, se invece capisce che può diventare un campione, che comunque può raggiungere un risultato importante per la sua vita, oggi è giocare in una bella squadra, domani quando non puoi più giocare per l'età significa continuare nella tua vita, con la tua famiglia, col tuo lavoro, a produrre cose positive e a diffondere bene. Per me è una cosa veramente straordinaria e per questo mi congratulo con tutti quelli che lavorano al mondo del calcio e dello sport per farlo andare avanti bene. Abbiamo lavorato in questi giorni H24 per rimettere tutto in sesto, clima sereno, dalle macerie possiamo ricostruire una grande realtà e una società organizzata. Noi stiamo lavorando in questo senso e credo che i risultati arriveranno sul campo e anche fuori, perché le due partite sono due partite che si giocano sia in campo, ma credo che la partita amministrativa e organizzativa abbia principalmente un valore importante per questa società. Un animo diverso, ho visto da 15 giorni a questa parte, quando si è insediata la nuova dirigenza, un nuovo clima, ho visto tante cose che prima non c'erano. Oggi è importante anche questa visita fatta presso il Palazzo Arcivescovile da Sua Eccellenza, un fatto importantissimo anche perché oltre allo sport il sociale è anche un fatto molto importante. Tornando alla gara di domani, il calcio d'inizio è fissato per le 15. Ogni tifoso abbonato avrà la possibilità di portare con sé gratuitamente una donna, ma il fischietto del match sarà un uomo, il signor Stefano Camilli di Foligno, coadiuvato da Cerilli di Latina e Robustelli di Albano Laziale. Con la Palmese
Cremonese come una finale. L'operazione Salviamo la Cereale adesso ha bisogno dei tre punti. Nelle altre partite di giornata del girone I di Serie D vediamo in grafica: la Gelbison ospita l'Igea Virtus, ma la capolista Troina riceve l'Ercolanese per difendere la vetta dagli attacchi di Nocerina, che ospita il Paceco, e della Vibonese, impegnata nel derby calabrese in casa del Roccella. Posticipata invece a mercoledì prossimo Messina-Palazzolo, a rischio Gela San Cataldese, perché la società di casa avrebbe mollato gli ormeggi e dunque potrebbe anche non concludere il campionato la formazione gelese. Staremo a vedere nelle prossime ore. In eccellenza invece tre gli anticipi del sabato, tra cui San Pio Realaci, con i realini che vincendo si tirerebbero fuori dai playout. Sempre oggi poi il Città di Messina capolista riceve il Pisturina per chiudere definitivamente la questione al primo posto, anche perché la Drano si è ritirato dal torneo e il Sant'Agata ha già i tre punti a tavolino. Il Giarre poi ospita il Ragusa, anche se i playoff sono irraggiungibili. Caltagirone Atletico Catania e scontro salvezza. In promozione 4 gli anticipi di oggi, tra cui Tirrenia Torregrotta, con i primi che vincendo scavalcherebbero momentaneamente in testa la Ionica, che domani riceve l'Atletico Fiumefreddo. L'AC Sant'Antonio ospita domani il Giardini Naxos in un vero e proprio scontro playoff, quinta contro quarta, del quale vorrebbe approfittarne però anche il Via Grande, che insegue al sesto posto e che riceve il Mascalucia. Meri Trecastagni infine è antipasto di quello che ad oggi sarebbe lo spareggio a salvezza del girone. In prima categoria 4 partite oggi, con la trasferta dell'ACI San Filippo a Santa Domenica Vittoria e quella della capolista Taormina a Pisano. L'ACI Buonaccorsi invece deve fare punti salvezza, sempre oggi contro il Valdinisi. L'ACI Catena domani è chiamata a vincere contro il Piedimonte per tenere vive le flebili speranze playoff. Trasferta a Villafranca infine per la Russo Calcio. E poi chiudiamo con la seconda categoria, gara delicatissima in ottica playoff questo pomeriggio per il Calcio Lavinaio, che riceve il Calcio Giarre, secondo in classifica. Domani poi altro scontro playoff, è quello tra Piano Tavola e Pedara. Corre per gli spareggi promozione però anche lo Zafferana, impegnato domani a riposto, mentre la capolista Villaggio Sant'Agata gioca a Nicolosi per blindare definitivamente il primo posto. Questo il quadro degli appuntamenti calcistici. Vediamo adesso le altre discipline sportive. Weekend a intensità ridotta per lo sport acese, considerato il turno di riposo del basket a Cireale e il posticipo a lunedì sera della gara della Garita Cireale Calcio a 5. In campo tra oggi e domani dunque solamente la Quiglia Cireale Stella Rossa Santa Tecla. I primi per la 19ª giornata del girone B di Serie C maschile di pallavolo ospitano domani alle 18 al Palavolcan i Diavoli Rossi di Nicosia. Fermi al penultimo posto della graduatoria e con una sola vittoria all'attivo in 17 gare, gli accesi sono ormai condannati ai play-out, ma ancora in corsa virtualmente per migliorare la propria posizione all'interno della griglia spareggi. Adesso però devono vincere per ridurre lo svantaggio di ben 9 punti dal terzultimo posto e continuare a sperare. In caso di ulteriore KO, la penultima piazza in classifica sarebbe assolutamente inevitabile. Nel calcio a 5 invece, detto del posticipo della Garitta Cireale a lunedì sera, oggi scende in campo alle 17 la Stella Rossa Santa Tecla per ospitare il Nicolosi. I tecloti fino a qualche settimana dietro, in piena lotta per i playoff, adesso devono guardarsi le spalle dalle rivali salvezza per non pregiudicare una stagione nel complesso positiva e relativamente tranquilla. Turno di riposo infine per il basket Cireale, che torna in campo domenica prossima contro il Comiso per l'ultima giornata della regular season. Accesi ormai certi del piazzamento playoff, c'è da difendere però il terzo posto dagli attacchi della Drano.
Siamo in chiusura, è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per domani. Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, temperature però in picchiata, comprese tra 11 e 16 gradi, venti moderati, mare molto mosso. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che potete farlo anche attraverso la nostra pagina Facebook ufficiale Etnespresso Channel trattino TG Reporter, una nuova edizione del nostro telegiornale in programma lunedì sempre alle 13:40. Arrivederci.